cittadini, tanto che l'atto di consiglio comunale risale addirittura al 2011 e che prevedeva questo ultimo atto di un consiglio comunale straordinario per la consegna formale, vedete, attestato da parte del comune, appunto, alla memoria, quindi lo consegneremo alla moglie, che così è stata gentile a venire qua in consiglio comunale. E la moglie, lei, mi ha avvisato circa 10 giorni fa, non dico di più, che sarebbe venuta in Italia, e dicendo che sarebbe appunto venuto in Italia il 1° di maggio, io, signora Reico, ci terrei a esprimere a nome del Consiglio Comunale e dell'intera comunità di Poggio Venatico tutta la nostra stima, la riconoscenza, l'ammirazione per il maestro Ubaldo Gardini, e voglio che senta forte l'orgoglio della comunità di Poggio Venatico per avere avuto tra i propri concittadini un maestro così illustre che conosciuto a livello mondiale. Veramente grazie, noi siamo orgogliosi di aver avuto in Italia un concittadino così famoso nel mondo. Veramente grazie di cuore. Arrivederci. Mi farebbe molto piacere che la moglie Reico dicesse qualcosa al Consiglio Comunale della comunità di Poggio Venatico. Abbiamo avuto la fortuna di aver trovato questa mattina, un interprete giapponese, una cantante lirica che ama tantissimo la musica rinascimentale, da 8 anni che è qua in Italia, e conosceva peraltro, venendo dal Giappone, i fama di maestro Paolo Gardini, e sapeva che ogni tanto veniva qui a Poggio Venatico, teneva dei corsi privati di bel canto a tanti cantanti lirici che passavano per Ferrara. Quindi, se desidera, a noi fa molto piacere, è un grande onore sentirla, se si vuole accomodare, accompagnato ovviamente dall'interprete. Grazie. Vi ringrazio dal cuore, veramente, io sono veramente felice di stare qui con voi. Voi avete organizzato questa cerimonia così improvviso, vi ringrazio dal cuore. Ubaldo wa Nihon ni ittemo mo maitoshi Shinuma de 病気になるちょっと前まで毎年帰ってこられて楽しい生活を夏バカンサを過ごすことができたんです。それは皆さんが本当にここの。ヨーロッパのライフスタイル。 Grazie signor Sindaco, grazie Reico, grazie a tutti i consiglieri comunali di questo invito. È insieme emozionante e un po' imbarazzante essere invitato a parlare come Ministro della Cultura, perché per me, ricordando Ubaldo, si mescolano molte cose familiari al riconoscimento invece di quello che ha fatto nella sua lunghissima e formidabile carriera professionale. Per me Poggio è... io sono poggese per metà, per me Poggio è il luogo della mia infanzia, mi sembrano viaggi lunghissimi da bambino a partire da Ferrara per arrivare qua, è il luogo della famiglia Gardini di mia mamma, è il luogo della mitica officina di Luigi, dove quando andavo da bambino mi sembrava di andare in un luogo che lo era, un luogo mitico, misterioso da esplorare. Mi ricordo come quella buca sotto la macchina che mi sembrava una voragine nella terra, e il luogo di tanti ricordi della casa misteriosa di mia zia Bianca, che andava esplorata come un luogo dantesco, e mi ricordo di Ubaldo, questo cugino lontano che io avevo conosciuto nei ricordi di mia mamma da ragazza, in una foto di lei, così girate la vedete, con un vestito lungo, di questo cugino qualche anno più vecchio, che era per loro un riferimento di avventure, di emozione. E poi Ubaldo partito per questa avventura da Poggio Venatico per
questa avventura nel mondo partendo da una famiglia di musicisti, perché Luigi è un grande trombettista, lo nasconde, adesso mi dicono che non suona più, ma io lo ricordo bene. E partito da qui, è andato in giro per il mondo, è un successo formidabile, qui a me, da bambino, poi ragazzo, arrivavo dentro lontana, sino a quando Baldo tornava ogni tanto in Italia e veniva a casa nostra, a Ferrara, ed era un evento, questo cugino lontano, così importante, che tornava e che si raccontava delle sue storie nel mondo, avendo ricordato il sindaco, essendo stato a Covent Garden, a Londra, a Metropolitan, a New York, a Tokyo, una vita professionale incredibile, e con quella lingua in cui ormai dopo tanti anni mescolare un po' jazz all'inglese, che era una lingua meravigliosa, il suo italiano come era diventato, mescolando i due accenti. E quindi tanti ricordi personali, però io credo che qui sia giusto dire che noi siamo qua per ricordare il maestro Baldo Gazzini, una delle figure più importanti che la lirica italiana, e sapete cos'è la lirica italiana nel mondo, ieri sera io sono stato a maggio all'apertura del nuovo splendido teatro del Maggio Fiorentino, con un bellissimo concerto di gala, di apertura di Reform Maestro Zubin Mehta, e si ha sempre la prova di quello che è la lirica italiana nel mondo. E Baldo Gazzini è stato una delle persone che, cominciando tanto tempo fa, ha portato la lirica italiana nel mondo ed è stato nei posti che sono diventati i punti di eccellenza della lirica italiana. Quindi credo che sia giusto ricordarlo qui come Ministro della Cultura, ringraziarlo come uno degli italiani che hanno fatto di più per diffondere nel mondo la nostra lirica. E credo anche, fatemelo dire, che sarebbe un po' orgoglioso di vedere il suo piccolo cuginetto Ministro della Cultura. E questo sono particolarmente orgoglioso anch'io, perché so quello che è stato, perché ne ho parlato tante volte con i grandi della musica, cominciando dal maestro Baldo, e quando gli dicevo Baldo Gardini è mio cugino, gli raccontavano le tante occasioni di incontro professionale e quante volte l'avevano trovato in giro per il mondo. Poi la storia di Baldo è molto bella, anche dal punto di vista affettivo, di cui tutti voi dovete essere veramente fieri, perché lui ha scelto di tornare. Ha affrontato un viaggio lunghissimo e difficilissimo, perché stava già male dal Giappone qua, perché voleva tornare nella sua terra. Forse voleva finire il suo percorso terreno qua. È stata una scelta consapevole, io credo. E ricordo anche che lui se n'è andato un paio di mesi prima di mio padre. Quando mio padre è stato ricoverato al pronto soccorso di Ferrara, io sono arrivato da Roma, nella stanza prima, con la coda dell'occhio, non lo sapevo, ho visto Baldo ricoverato, naturalmente con il retto al suo fianco. Lui stava male, in quel momento stava male fisicamente, ma vedendomi, come al solito, si è aperto in quel sorriso, ha cancellato il dolore, si è aperto in quel sorriso, abbiamo scambiato alcune parole, e sempre con quello sguardo di stupore, curioso, con cui ti ascoltava quando parlavi, con cui ascoltava chiunque quando parlava. Ecco, io penso che adesso ci stia guardando con lo stesso sorriso e lo stesso guardo di stupore, sapendo che oggi qua noi e voi, il Consiglio Comunale, di questo ci siamo tutti grati, gli riconoscete di essere tornato poggese a tutti gli effetti come noi è sempre stato e non ho mai dimenticato di essere. Musicista, la cittadinanza benemerita la memoria per essersi particolarmente distinto nel proprio campo artistico a livello internazionale, dando così lustro alla comunità di Poggio Renatico, ed è stato proprio iscritto al numero 1 nel registro dei cittadini benemeriti 11 maggio 2014. E noi consegniamo.